Eccoci qua, amici del Politeama, buonasera e bentrovati. Stasera abbiamo anticipato l'orario, di solito noi ci vediamo alle 7 di sera, invece abbiamo fatto alle 17. E stasera andiamo in un posto meraviglioso della Toscana. La Toscana è tutta bella, ma questo è un posto meraviglioso. Andiamo nel Chianti e quando si parla di Toscana non si può parlare che di lui. Ora sta arrivando e lo vedrete. Non so neanche come definirlo perché in effetti lui è. Eccolo qua, eccolo. Buonasera a tutti! Buonasera. Cioè, no, io non so neanche come definirti. Dario Cecchini e poi. E Macellaio! basta? Macellaio a Panzano in Chianti, macellaio da 8 generazioni, con orgoglio, con onore e con rispetto. Io Benissimo. personalmente da 45 anni, macellaio con la genetica toscana, con il sangue toscano nel DNA. Capito? Con questa terra che ci ha fatto nascere, ci nutre, ma soprattutto ci fa godere perché anche in questi momenti crudi, diciamo così, e te lo dice un macellaio, noi siamo nati in paradiso, capito? Perché sono giornate bellissime, si sta bene, capito? Siamo tristi per tutta la gente Certo. che purtroppo ha problemi, ma siamo comunque nel paradiso. Sarà un paradiso un po' più melanconico in questo Certo. periodo, ma paradiso è. Quindi manteniamo il nostro orgoglio e la nostra radice toscana. Però tornerà a essere il paradiso come era prima. Questo Sì. l'auspicio è questo, eh. Torneremo a rivedere le stalle. Sicuramente, sicuramente. Come Intanto mentre si chiacchiera, vedo che ti scrivono e qualcuno ha detto un mito e lo dice un vegano. oh. Quindi. Ma sai, io credo nel libero pensiero perché noi si viene, siamo le briciole del Rinascimento. Non si può essere come padre, ma siamo le briciole del Rinascimento, ma siamo comunque i figli dei figli di un qualche Michelangelo, capito? Non, tutti, indistintamente, indipendentemente dal lavoro che uno fa, non è. La Toscana è il godere, il piacere della vita, non È è vero, è vero. come ti posso dire, l'arrivare primi, è partecipare a questo convivio meraviglioso della nostra terra. Non a caso convivere, il latino convivere è vivere insieme, capito? Non Ma è, quindi, questo è importante. Non, ecco, ma qui quando si e io ho un viene. grandissimo rispetto per chi non mangia carne, per chi ha scelto di, non a caso, nella mia macelleria, nei miei due ristoranti, accanto al menù carnivoro, c'è un menù vegetariano e praticamente è un menù vegano. E qualche volta, quando faccio vedere i due menù, parafrasando l'inglese, gli dico to beef or no to beef, cosa scegli? Ma tutti sono ospiti, tutti sono i benvenuti, capito? E questa è la cosa più importante. Bene, senti, ma intanto ecco, diciamo così, come va questo momento di quarantena un po' forzato per tutti? Ecco, te come lo passi? Allora, io vivo in un paesino benedetto perché Panzano in Chianti, 964 anime per Wikipedia, non abbiamo avuto nemmeno un positivo. Cioè, non, sai, siamo in campagna, si mangia carne buona o verdure buone, o meglio tutte e due, vino rosso spettacolare, Chianti Lazio di Panzano è il top, e soprattutto c'è questa piccola comunità che è rispettosa delle regole, stanno tutti molto, molto, molto attenti. Poi come lo vivo? Lo vivo pensando al nuovo mondo, lo vivo pensando, intanto lo vivo dopo 30 anni a corsa di feste, di promozioni, di viaggi, di bistecche, di griglie, di tutto. Lo vivo come un'occasione unica per rimettere a posto tutte le mie cose, i miei ricordi, ma soprattutto per avere un bagaglio più leggero, per riordinare le cose, soprattutto mentali, perché rimettere a posto le cose fisiche, levare l'imbroglio dal cervello. E lo vivo andando leggero verso questo nuovo mondo che verrà. E devo dire che in questo nuovo mondo che verrà, ci saranno cinesi, ci saranno gli americani, ci saranno chi tu vuoi,
ma noi toscani saremo comunque il paradiso in terra. Ma la Verissimo. parte pratese diceva che, capito, i toscani se devono andare all'inferno ci vanno un piedi, ma comunque sono tutti convinti di essere nati in paradiso, io per primo. Ecco, ma te, Dario, parli tanto della Toscana. Io, quando ieri ti ho presentato nella diretta di ieri sera, ho detto io lo definisco macellaio poeta, ma per me è riduttivo. E secondo me, cioè, dire Dario Cecchini è una definizione è difficile trovarla, perché te sei un cultore dell'arte. Il nome della Toscana sei conosciutissimo ovunque, tanto è vero, correggimi se sbaglio, noi abbiamo fatto la nostra chiacchierata stasera alle 5 anziché alle 7, perché mi hai detto io alle 7 vo in America, è vero? No. Io ho una moglie americana che è spettacolare, la Kim, che mi sopporta da ormai 17 anni tutte le mie nostre scorribande, e quindi ho detto se si può anticipare, anche perché credo che una cosa importante in questo momento sia proprio ritrovare anche la famiglia, la Certo. casa, non stare un po' insieme. Infatti vi ringrazio te, Azelio e tutti per questo strappo alla regola. Ma ci Anzi, mancherebbe. prometto, non mi Come rinviterete, no? Come no? come si dice in Toscana, non mi rinviterete perché magari alla fine avrò fatto Uggia, ma se mi rinvitate la prossima volta si fa alle 7, perché una Allora, volta sì, poi la seconda volta io dico le questo però, un'usanza e non va bene. se uno è un po' triste e viene da te, gli passa il malumore, questo è garantito. Ma guarda, io credo che ogni giorno deve essere un giorno di gioia, deve essere un carne diem, come dico io, capito? Anche, non, anche in questi momenti in cui Azelio gira le scatole a tutti, chi per un Sì. motivo e per un altro gira le scatole a tutti, perché comunque bisogna pensare alle persone che lavorano con noi, al futuro che verrà e anche in questo momento in cui non si capisce bene che succede, si capisce e non si capisce perché ognuno dice la sua, ma comunque pensare alle cose belle della vita aiuta, Vero. essere positivi. Io a Zenio mi sono trovato sola a 19 anni, orfano di babbo e di mamma, studentello dell'università di veterinaria a Pisa, cioè che si avvicinava molto il mio stare a Pisa e studiare veterinaria alla nobile arte del cazzeggio, no? Cioè cerchiamo di farla durare il più possibile perché almeno ci si rimanda gli impegni da un altro a un anno, da un anno a un altro. Era a Pisa perché veterinaria a Firenze e la UCES, no? Non è nemmeno ai Pisa vituperio, ma quello lasciamo fare. Ma comunque, guarda, mi sono trovato solo in bottega. Ho passato anni duri, ma veramente duri. Si è passato poi quando le cose cominciavano ad andare meglio, la mucca pazza. Ve lo ricordate voi, la mucca pazza, E ci 19 ricordiamo anni anche fa, di un con tanto il funerale. funerale di lapide Esatto. fuori, ridotta invalida, preferì la morte in memoria della bistecca alla Fiorentina. Per una buona causa, l'ospedale Maier di Firenze, ma comunque era sempre la mucca pazza. Per cui se ne è viste, capito? Blade Runner dicevano: ho visto cose voi umani non vi immaginerete di vedere, ma avere la gioia. E poi il macellaio poeta, sì, ma la poesia noi la ci sa dentro. La poesia la ci sa Benigni, Monni, Benigni e Monni fino a Dante Alighieri, capito? È Non, vero. Guarda, intanto ti salutano addirittura dal all'incontrato, Brasile. come Qualcuno tu ti segue dici. dal Brasile. Bene, bene. Hola, buona tarde. Che come stas? Un misto fra. Mi piace il Brasile. Ci sono stato a lavorare d'ottobre. Sono delle persone con una positività in mezzo, forse, a problemi anche Cioè, più addirittura ora qui impegnativi dicono dei nostri. dal Quebec, qui è internazionale, ma io l'ho detto, mondiale, non mondiale, qui Sì, ma mondiale. sai, io ho fatto tante feste per il piacere, generalmente feste di beneficenza o feste comunque senza un tornaconto economico, ma feste per il piacere. Ma lo sai perché, Azeglio? Perché la mia nonna
una certa età, rimasta sola, rimasta vedova, figliolo morto perché Tullio è mio babbo, lei è il suo figliolo. Si rimase io, la mia sorellina e la mia nonna. E la mia nonna da vecchia gli venne l'arteriosclerosi, come qualche volta succede. Ma era strafelice perché si ricordava di tutte le feste fatte, no? Io voglio arrivare alla fine come quando tu riporti una macchina allo spaccia rosse, no? Io voglio arrivare alla fine con le targhe consumate, ma con dire io mi ha dato questa vita. Ecco, io ho cercato Bravo. di fare onore al regalo, capito? E di fare più feste possibili, perché se mi viene l'arteriosclerosi, mi ricorderò delle feste e sarò contento anche su una nuvola, capito? Io mi ricordo la mia nonna Elina, una donna bellissima, gioventù, con una vita dura perché c'era da lavorare, macelleria di campagna, pochi soldi o punti, che la nonna stava nella poltrona e gli dicevo: nonna, sta tranquilla un pochino. Dicevo: tu lo senti, c'è una festa al piano di sotto, bisogna vada. Ecco, lo voglio fare anch'io. Qualcuno ti dice non piangiamoci addosso, ma spargiamo felicità. È vero. Certo! No, e se si piange, che si pianga di commozione, di emozione, di gioia, come mi sta succedendo. Ma ci vede un macellaio e gli viene le lacrime, o torna. Il macellaio nell'immaginario deve essere uno duro, tosto, Ma non è vero. capito? Crudo, più della ciccia. Ma non è vero, capito? Non, Ma diciamo, anzi. tu sei un artigiano, proprio un artigiano doc. Io sono uno, Azeglio, che in condizioni normali, non in condizioni speciali, ma in condizioni normali, io chiudo solo il giorno di Natale. C'è una lapide fuori dalla bottega. Da una parte c'è quella per il funerale, la bistecca con la rosa rossa fresca sempre. Oggi, ora mi è toccata a mettercela di plastica perché i fiorai sono chiusi, ma non va. Capite? Da quell'altra c'è la lapide, che la macelleria è aperta tutti i giorni dell'anno, chiusa solo il 25 di dicembre. Ma normalmente la mia giornata comincia alle 7:30 di mattina e finisce verso le 9 e mezzo di sera, alle 10, le 9 e mezzo neanche prestino, non stop, tutto a diritto, perché si fonde come in un artigiano lavoro e vita, capito? Proprio io è un te tu entri, c'è un bicchiere di vino, un sorriso, un po' di musica a seconda della giornata, dalla classica agli ACDC, ciccia, vino e rock and E rock roll, and roll. capito? Non, e però c'è il piacere dell'ospitalità, il piacere di dire: siamo un piccolo paese, ma vi si fa un bel sorriso, benvenuti a Panzano. Senti, mentre si parlava, si è unito a noi il presidente del Politeama, che è Maurizio Nardi. Ho visto, ti ha salutato e ti ha fatto un invito formalissimo. Dario, quando vieni a fare una festa da noi al Politeama? Guarda, io a Prato ci so di casa. Come te pensa, cioè da Panzana a Prato c'è una cinquantina di chilometri, ma con Prato c'è sempre stato un legame fortissimo, a cominciare dai miei dottori, lei di Prato e lei lo Stefano Sciatti, che ora è quasi in pensione, ma che per me è un fratello, e suo figliolo l'ha lavorato da me prima di partire per l'estero per quasi 2 anni, cioè, capito? Ma con Prato c'è sempre stato un legame forte. Ho fatto feste per Prato, per l'oncologia, per la famiglia Pitigliani, per tante, e il Politeama è un'istituzione, cioè, capito? L'invito formale non è accettato, è accettatissimo. Oh, bene, Però bene. che sappia il direttore a quello che va incontro. Capito? Sulle tovagliette della mia tavola conviviale, che ora, capito? È stata per me la tempesta perfetta. Io eredo nel convivio, capito? Nel mettere insieme le genti da tutte le parti del mondo e fargli mangiare la stessa ciccia buona, le stesse cose. Ora mi metta alle distanze, le mascherine e i guanti, che passi alla svelta questo carogna virus. Perché per noi è veramente un carogna virus. E quindi Comunque, qui dimmi vedo al che direttore che sulle tovagliette c'è scritto: lasciate ogni speranza, o voi che entrate, siete nelle mani del macellaio. però Volentieri.
mettere anche sul Politeama quando ci sarà, insomma, un tuo spettacolo, qualcosa, quando voglia fare festa, bisognerebbe metterlo fuori, o no? Certo, non, no, Però ma so che, poi insomma, con il teatro te hai un bellissimo rapporto. Comunque, te prima hai citato Carlo Monni. sì, con Carlo Monni abbiamo inaugurato insieme, cioè abbiamo, io gli ho fatto chiaramente la spalla, ma quando hanno rimesso a posto a Campi, si può parlare di Campi a Prato, Certo, perché pare certo che che sì. Lorenzi Magnifico dicesse che di Prato fare Campi e di Campi fare Prato. No, no, no. Comunque, a parte il campanilismo, con Carlo si è rinauguriato dopo il restauro il Teatro Dante, che ora si chiama Teatro Dante Carlo Moni o qualcosa del Sì, genere. sì. Ed c'era io e lui. Era una cosa offerta per la popolazione. Ma aveva chiamato, per me era un grande onore, perché Carlo era un amico carissimo, io ho un rispetto, una stima e tutto quello che ti viene in mente di positivo ce l'ho, ma la mezz'ora in camerino prima dello spettacolo, io e Carlo soli, È stato uno spettacolo a sua il volta. che si fa a Cecchini, il che gli si racconta, oh Carlo, un anno e mezzo pagai il biglietto. Qualche cosa gli si inventa, tu la fa facile, ora bisogna fare la scaletta. La scaletta tu la fa te e tu sei l'attore, io sono il macellaio, scusa. No, 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 io non sono d'accordo, bisogna fare la scaletta. Poi guarda come tu sei vestito bene, io sono ciabatte, ma un paio di scarpe e poi, e mi fa, insomma, lei era uno spettacolo nello spettacolo, te lo dico io. Me lo Questo immagino. amore di Prévert, recitato da Carlo Monni, era una cosa, c'era solo due sul palco, ma a me mi toccava girarmi da quell'altra parte, dai ridere, dalla toscanità che veniva fuori, capito? Dice il Covid da salta a 1,5 m, lui te la faceva sentire a 1,5 km, capito? Fino a Sì, che gli è arrivava a voce, capito? intanto qui ti salutano, in pratica non le riesco neanche a leggere più da tutte le parti del mondo. San Paolo, poi c'era Vicenza, qualcuno ha scritto da Palermo, sono venuto a pranzo da te non tanto tempo fa, cioè da ovunque. Poi qui aspetta, Alessio scrive: Dario D'Abrozzi e Campi le peggio gente che Dio le scampi. Vabbè, ora ho dato via a tutti i peggio e c'è, capito? Se Dal da Canada, questo. cioè qui internazionale, Modena, qui c'è l'Italia tutta, Bolivia, cioè ogni parte del mondo. Qui sei internazionale, l'ho detto, è vero, quindi è la verità. Ma Però sai se. che l'orgoglio più grande non è essere il più bravo macellaio, chi se ne frega, se no sembra come in Far West, chi sparava più svelto, poi alla fine trovava sempre quello più veloce, no? Ma l'orgoglio più grande è essere rappresentativo di una terra. Cioè, io quando vado a giro, allora, se pensano a me, pensano alla Toscana. Capito, Azeglio? E Sì, fine il messaggio. Non è che pensano alla Toscana e poi pensano a me. Lei all'incontrario, il pigiare, il click che ti appare la Toscana. Ma non solamente per quelli di fuori, che è una cosa importantissima, perché noi siamo un bisogno vitale di turismo, di persone che ci visitano, di far girare la macchina, capito? Anche perché siamo la regione più bella d'Italia, per cui siccome la Toscana, l'Italia è il centro culturale, artistico, il 70% dell'arte del mondo, la Toscana è il centro dell'Italia e via via. Capito? Io modestamente dico anche che Chianti è il centro della Toscana, che Panzano è il centro di Chianti, la macelleria Cecchini è il centro di Panzano e il ceppo di macellaio è il centro del mondo, ma ognuno c'ha il suo. Ma capito? Ma l'idea di dire che attraverso me gli viene voglia d'amare la Toscana, di bere un vino toscano, di venire in Toscana, ecco, questo è un grande orgoglio. E anche per la gente ti trova, perché ti riconosca per la strada quando tu giri, o non si gira più, ma quando si girava e si rigirerà. O Cecchini, viva la ciccia! O Cecchini, ma la bistecca, capito? Perché la gente ha bisogno di sanguacci toscani. È Nel vero, è senso vero. positivo.
Ma perché te ami il tuo lavoro, lo fai veramente con passione, ami la tua terra e quindi ecco, parlarne, cioè vedono te sei totalmente rappresentativo di tutte e due, sia dell'arte di quello che fai e della tua terra, perché è così. Sì. Ma sì, sono d'accordo, Azzelio. Senti, ma adesso quando insomma potremo finalmente poi tornare insomma alla normalità, se così si potrà, insomma vedremo, questo poi insomma è tutto un grande punto interrogativo. Tu tornerai a pieno regime alla tua macelleria oppure c'è qualcosa in particolare che vorresti fare? L'hai visto quei topolini che sapeva da bambini con la farfallina che si ariavano a molla? Sì. Ecco, io sono cariato a molla. Appena mi danno il via, schizzo, capito? Non, no, che si vuole? Se è fatto, capito? Essendo Panzano un paese molto piccolo, non, e la macelleria con un'utenza molto varia, ma anche molto distante. Ho preso intanto il mio collaboratore storico Riccardo e si fa Riccardo a domicilio, cioè Riccardo fa il consulente per le spedizioni, per chi vuole una bistecca a casa, gli si spedisce con il corriere, ma anche se uno va a vedere sul sito non è per pubblicità, ma per No, spiegare, no, ma lo... ma è anche quello, è un fa mica schifo, ma a vedere sul sito. E uno ha un numero di telefono da chiamare, una email dedicata da scrivere per avere un servizio a casa, visto che di meglio non si può fare. Poi, appena si riparte, noi si riparte, nel senso dal camioncino di Cecchini Panini Truck per fare i panini, a riaprire i ristoranti anche se saranno distanziati. A rimettere la musica a bottega e mettere un bicchiere di vino e una fetta di finocchione o un crostino di burro di Chianti per chi arriva alla festa in Oregon rimandata a settembre, la maialata, cioè tutti i giovani cuochi di Portland in Oregon ad aspettare la lezione toscana sui maiale, il tonno di Chianti, il burro di Chianti, l'arista in porchetta. Per me l'importante è portare gioia. Capito? Bravo. Perché il bene se tu lo fai e ti ritorna, È capito? vero. Ti ritorna come spirito, come capacità, come empatia, come tu vuoi. E poi È sono vero. tornati uguali, capito? Nel senso del bello fanno, non si fa mica Certo. per il baratto, si fa per il godimento, capito? Noi ci sa questa vita da godere, no? È vero. Non, e quindi godiamola con i giramenti di scatole, ma troviamo sempre la luce, capito? Cerchiamo anche perché a un certo punto in questa scatola chiusa ci verrà una crepa, Dio bonino, e da questa crepa deve entrare la luce per forza. Sì, verissimo. Intanto ho visto, allora, di commenti sono arrivati tanti, Silvia, poi Sara ti dicevano verremo da te a trovarti e poi Lea, che ha detto che... La Lea Codognato, la mia amica carissima di cuore, la Lea Che ci segue, ci segue. è anche il nostro tramite, no? La Lea è, Eh non, sì, è. è vero. Gli si vuole bene alla Lea perché se non tu gli vuoi bene tu sei un bischero. È vero, è vero. E È in come si è Toscana, detto. come tu sai benissimo, per i bischeri non c'è paradiso. Senti Dario, però prima di salutarci, qualcosina, insomma, eccola lei, vedi, dice, ti scrive, ti voglio bene. Anch'io, me Penso sia too. ricambiata la cosa. Senti, ma prima di chiudere, insomma, qualcosa, insomma, tu, io ti ho definito macellaio poeta, ma quindi insomma qualcosa che ci fai sentire, cioè, per carità abbiamo fatto già questa bella chiacchierata, ma qualcosa, ora io non ci credo che tu sul coronavirus non abbia fatto nulla, oppure... Sì, magari però quello te lo dico la prossima volta, perché almeno si fa un po', hai capito? Almeno Benissimo. ci si sciupa. Sì, si è fatto qualche cosa sul coronavirus, però vedi, questo tipo di cose, scherzarci sopra non si può, perché c'è tanti lutti, tanto dolore. Questo tipo di cose bisogna liberarsene alla fine, anche con Hai la ragione. poesia, ma liberarsene alla fine. Io ho trovato una cosina bellina di Rodari che non la so a mente, però te la Sì, leggo perché sai, volentieri. quest'anno è anche l'anno di Rodari. Ah, ti volevo dire poi, fidati poco, perché non so se tu lo sai,
ma io sono il campione, il 43esimo campione in carica della bugia. Lo so. E vi posso anche presentare in diretta la mia patente di bugiardo. La Allora c'è da vedete? stare attenti, eh. No. C'è da stare attenti. Comunque, Rodari scriveva, era il libro dei perché, e scriveva: perché non sentiamo la Terra girare? C'è un'astronave che si chiama Terra, nello spazio lanciata per un lungo viaggio. Noi siamo l'equipaggio, ognuno è passeggero e capitano. Andremo lontano se avremo coraggio. Capito? E l'ha detto Rodari, non ha detto la Greta o qualche ambientalista, capito? L'hanno detto prima, eh? Si è detto prima noi, però per finire in bellezza, per tirare fuori questo sangue toscano, si fossi fuoco arderei lo mondo, si fossi vento lo tempesterei, si fossi acqua io l'annegherei, si fossi Dio manderei nel profondo. Si fossi papa, allor sarei giocondo che tutti i cristiani imbrigherei. Si fossi imperatore, sai che farei? A tutti mozzarei lo capo a tondo. Si fossi morte, anderei da mio padre. Si fossi vita, fuggirei da lui. Similmente farei con mia madre. Si fossi cieco, come sono e fui, torrei le donne giovani e leggiadre. E vecchie laide lasserei altrui. C'è Cangiolieri, l'anima toscana. Ma meraviglioso, grazie, grazie. Grazie a voi, ragazzi. E in Dario, gamba. è stato un piacere. Quindi l'invito c'è, è accettato, quindi questa è tutta registrata, quindi dopo, quindi ti aspettiamo al Politeama, C'ho le prove. Ci sono le prove, Un Quindi bacione a tutti. grazie, ciao Dario, Ciao, 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 ragazzi. ciao. Ciao! Allora, ecco, è stato veramente un vulcano di allegria, Dario Cecchini. Quindi oggi eravamo nel Chianti, l'appuntamento allora è a domani sera e domani sera ci trasferiamo a Napoli. Quindi dal Chianti arriviamo a Napoli e domani saremo in compagnia di Maurizio Casagrande. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e quindi l'appuntamento è a domani. Vi auguro una buona serata. Ciao, ciao a tutti.